Questa è una delle lettere, delle buste che venivano spedite dai familiari ai soldati e ai militari al fronte. Come vediamo nella busta c'è scritto, non c'è scritto l'indirizzo, c'è scritto semplicemente zona di guerra. Per i comandi politici e militari era fondamentale che paese e fronte dialogassero e comunicassero. Da una parte per evitare che ci fosse il disfattismo, bisognava tenere alto il morale della nazione. Quello che nessuno si aspettava è la quantità di lettere, di cartoline che vennero spedite in quei poco più 3 anni di guerra. Vennero spedite quasi 4 miliardi di lettere e cartoline. In particolare erano i soldati a scrivere. I soldati hanno scritto 2 miliardi e mezzo di cartoline e lettere. I loro familiari hanno spedito ai loro soldati, ai militari, a chi era impegnato al fronte, 1 miliardo e mezzo di lettere. Una quantità enorme, soprattutto se si pensa all'analfabetismo molto diffuso e oltre a questo alla difficoltà materiale oggettiva di poter scrivere, specie per i soldati naturalmente, che erano impegnati nei combattimenti e nelle trincee. C'è una cartolina di, come dire, di propaganda, veniva stampata dallo Stato italiano, dall'esercito. È una cartolina postale detta in franchigia, perché il soldato per poterla spedire non doveva pagare il francobollo. Le regie poste, il Regno d'Italia, misero a disposizione dei soldati fino a una cartolina gratuita al giorno, proprio perché era importante che mantenessero i legami con il paese, con i familiari. E qui c'è anche uno slogan, un invito, dice: cittadini e soldati, siate un esercito solo, firmato il re. Quindi per garantire la coesione del paese, per evitare che ci fosse una spaccatura tra i militari, chi era al fronte e chi invece era rimasto a lavorare nella vita civile normale, le lettere, le cartoline erano fondamentali. Queste lettere, queste cartoline, perché le cartoline erano più facili da controllare, la censura verificava quello che veniva scritto e censurava quello che non poteva essere detto. Ovviamente un soldato non poteva scrivere a casa per dire che non aveva il cappotto, che le tenaglie non funzionavano, che mancavano le munizioni, anche quando questo era vero.